Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito Cobiz. Andremo a realizzare ovviamente un video di resina perché ho già i guanti e questa è la postazione per la resina con il mio tappetino tutto bello sporco. Lo stampo che ho scelto appunto dal sito di Cobiz è questo qui, è uno stampo davvero molto molto grande con le lettere e i numeri. Davvero bello, in passato ho preso già uno stampo simile, però le lettere erano davvero molto molto piccole, adatte per realizzare appunto dei fermacapelli. Vi lascio nella i di informazione il tutorial che ho realizzato all'epoca per realizzare una molletta per capelli. Adesso con questo stampo qui grande, con queste lettere enormi, andremo a realizzare un portachiavi. Ovviamente un portachiavi che andrà alla sottoscritta e quindi andremo ad utilizzare la lettera G. Siete pronti? Iniziamo! Ho mixato già la resina ed eccola qua. Io utilizzo sempre la resina di Resin Pro, dove c'è appunto il componente A, il componente B, il rapporto è di 16. Ho già mixato la resina per 5 minuti e questo ovviamente è il risultato. Non fate caso al bicchiere, ma il bicchiere ovviamente l'ho riutilizzato per non sprecare bicchierini e quindi adesso andiamo a giocherellare col nostro stampino ed eccolo qua. Come dicevo, vado a realizzare la lettera G e ho pensato di andare a realizzare una sorta di degradé con i flakes. Quindi ho deciso di utilizzare queste colorazioni qui di flakes e di tenere appunto la resina abbastanza trasparente. Quindi voglio andare a far risaltare appunto i flakes in queste bellissime tonalità. Questo qui è quasi vuoto. Ok, in questo modo, vedete, non ho versato del tutto la resina, ho colato metà stampo. Percorro un attimino i bordi. Ok. E adesso con una pinzettina vado ad adagiare i miei flakes. Rieccomi, la G si è catalizzata, vado a scoprire la letterina. Ok. Ovviamente devo limare un pochettino i bordi e adesso vado a limarli. Dopo aver limato la lettera, vado a togliere ovviamente l'eccesso di polvere
dalla letterina. Ok, questo è il risultato. Ovviamente qui dove abbiamo limato si nota, e dopo andremo ovviamente a lucidarlo. Prima di lucidarlo vado a effettuare appunto il foro per poter mettere il gancino a vite. Dal sito di Cobizzo ho preso anche un portachiavi a forma di stellina in acciaio e il pompon. Questi appunto sono gli articoli, i codici, e ve li metto anche giù nell'info box. E adesso vado a forare con il mio trapanino. Ok, prendo una pinza, perfetto, rieccomi. Il pompon era un po' troppo grande per questo portachiavi, al limite lo andrò a utilizzare in un altro modo. Ho accorciato la catenina e ho aggiunto appunto solo 3 anellini fra appunto il portachiavi e il charms a forma di lettera, e adesso vado a lucidare la lettera. Ed ecco qui il risultato. Ovviamente adesso si deve asciugare. Vi straconsiglio questo stampo di Cobiz, vi lascio il link in descrizione. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!